Io ho appena finito di vedere Bayern Monaco contro Paris Saint-Germain e ora mi metto a fare le pagelle di Juventus-Napoli. Un po' mi viene la spappola perché non siamo ancora in Champions League, siamo usciti dalla Champions League. Un altro po' mi viene la spappola perché quando vedo giocare certe squadre capisco che purtroppo siamo molto lontani dal vertice del calcio europeo e sarà purtroppo molto difficile arrivare a quei livelli lì. Ci si può arrivare con il sacrificio, ci si può arrivare con il sudore, con il lavoro, con l'abnegazione, ci si può arrivare anche con i soldi. Purtroppo una cosa che magari in questo momento la Juve manca, però ci si può arrivare e io spero che ci si torni ad arrivare, perché noi c'eravamo a quei livelli lì e si è un po' bloccato il tutto negli ultimi 3 anni, 3-4 anni. Si è un po' bloccato il tutto, ma potremmo assolutamente tornare a quei livelli lì e ci torneremo, vi prometto che ci torneremo. Qui sotto, in descrizione, c'è il link per scaricare OneFootball, per vedere altre partite di quei livelli lì, per leggere le interviste ai protagonisti di quelle partite lì e di queste partite qui, Juventus-Napoli, e per tutto quello che riguarda il finale di questa stagione, l'inizio dell'Europeo e il calciomercato che arriverà quest'estate. Poi, ragazzi, lo sapete. Oggi pomeriggio, anche se io lo sto registrando di sera, oggi pomeriggio alle 18 ci vediamo su Twitch per una live diversa dal solito. Non mancate, super spoiler, super live. È meglio esserci, vi dico solo che è meglio esserci. E partiamo con le pagelle. Partiamo con le pagelle, iniziando a dire che Gianluigi Buffon, ragazzi, andrebbe preso, andrebbe clonato tramite uno dei suoi capelli e andrebbe fatto giocare per altri 100 anni nella porta della Juventus. Allora, Buffon ha fatto una super partita, soprattutto se comparata a quella di Szczesny dell'altro giorno. Trovo però ingeneroso togliere a Szczesny i meriti di Szczesny all'interno della successione a Buffon. Buffon ha 40 e passa anni, è ancora un ottimo portiere. E probabilmente queste sono le partite che ci devono far capire che avere un secondo come Buffon, che non rompe i coglioni, scusatemi il francesismo, che è ancora a questi livelli, che riesce a incitare la squadra in questo modo, che morirebbe per la Juventus, secondo me è un lusso. Secondo me è un lusso avere un giocatore come Buffon in un ruolo come il secondo portiere di questo livello qui, nonostante l'età. Quindi tante volte si sta parlando di un ciclo che deve ricominciare senza i senatori. Potrei accettare senza Chiellini, perché credo che sia ancora fin troppo centrale nel progetto tecnico-tattico della Juventus, Giorgio Chiellini, ed è il capitano in campo, nonostante anche qua io non sia mai d'accordo nella fascia Chiellini-Bonucci quando in campo c'è Buffon. Posso capire di ricominciare senza Bonucci in prospettiva di andare su un difensore del domani. Forse su un ruolo delicato come quello di Buffon, nonostante sia il più vecchio dei tre, faccio ancora un po' fatica a staccarmi. Ma il titolare deve essere Szczesny. Mettiamoci in ordine di idee che a 40 passanti il titolare della Juventus purtroppo non può essere Buffon e che probabilmente prestazioni di questo tipo ce le può dare perché non è stressato in continuazione da prestazioni da titolare. E quindi non può avere la continuità. A quest'età Buffon può avere delle apparizioni sporadiche perché purtroppo un cazzo, per fortuna la pasta è quella lì. È inutile stare qua a girarci intorno. Ci sono dei giocatori che hanno la pasta. Buffon, Ronaldo, Pirlo e De Ligt. Secondo me questi sono i quattro giocatori, tre più uno che è l'allenatore, presenti nella rosa della Juventus, che hanno veramente la pasta da predestinato. E io De Ligt ce lo metto e spero di poterci mettere anche Chiesa. Non mi sbilancio ancora perché ho visto ancora troppo poco Federico Chiesa. Ad oggi, ovvio che vi direi di sì. Voglio vederlo ancora di più e voglio vederlo in più stagioni ad alto livello, nel calcio che conta, nella Champions League e in una Juventus che lotta per vincere i campionati. Quindi ci sono delle cose che non si dimenticano a nessuna età e finché Buffon si sente un calciatore, finché Buffon vuol giocare, è giusto che giochi. Quindi 7 in pagella Gianluigi Buffon. Danilo mi è piaciuto moltissimo, moltissimo, e mi è piaciuto molto anche questo scambiarsi continuamente con Cuadrado sulla corsia di destra. Mi sono piaciuti tanto, spero che venga riproposti. Un piccolo passo indietro. Quando abbiamo fatto il video spiegando quella che doveva essere la formazione titolare della Juventus a parità di condizione e con tutti i giocatori disponibili, Cuadrado
Quella che abbiamo visto ieri col Napoli, quel 4-4-2 che abbiamo visto ieri col Napoli, era quasi la formazione che avevo detto io. Cambiavano due cose, tre cose. Vabbè, il portiere che, ripeto, è sceso nel titolare. Cambiava il centrale difensivo, Bonucci al Covid, quindi non poteva essere. Cambiava uno dei due davanti alla difesa. Io avevo messo Arthur al posto di... Anzi, i due davanti alla difesa. Io avevo messo Arthur e McKennie. Invece, in questo momento hanno giocato Bentancur e Rabiot e hanno fatto un'ottima partita, di questo sono molto contento. E cambiava Dybala, però Cuadrado Chiesa alti con Danilo Sandro dietro e Dybala e Ronaldo. Dybala e Ronaldo che sono stati i due che poi hanno risolto la partita con i gol. Quindi c'è stato un momento chiave della partita in cui abbiamo schierati quasi con quella conformazione lì. E di questo sono contento perché sono davvero dell'idea che Cuadrado in quella posizione possa fare molto bene con Danilo che lo copre, con Chiesa dall'altra parte essere speculari e invertire le fasce in determinati momenti della partita. Cosa che ci è venuta molto bene, dato che nel momento esatto in cui Chiesa passa a destra per un frangente, per un'azione, trova quell'assist splendido a Cristiano Ronaldo che vale l'1-0 della Juventus. Quindi ottimo, ottimo Danilo, 6,5, credo che sia stata una buona partita. Bene anche De Ligt, credo che abbia fatto una buona partita anche di marcatura uomo alta, quindi con un marcatore come Chiellini De Ligt riesce a spingerci sempre fuori anche dall'area di rigore. Un paio di anticipi fatti male. Di questo bisogna dirlo, credo che sia stata comunque una partita sufficiente da 6 in pagella e sicuramente migliore rispetto a Chiellini. Dato simpatico, il Napoli in tre partite ci ha segnato due gol, due volte Insigne su calcio di rigore e tutte e due le volte i gol nascono da Chiellini che procura un fallo in area. Quello di oggi, stupido, secondo me stupido, si poteva evitare, soprattutto in un momento del genere, per cercare di terminare la partita senza 4 minuti di recupero al cardiopalma, però... Per il resto non una brutta partita di Chiellini, quel fallo, quel giallo, secondo me fanno abbassare il voto fino a 5,5. Ripeto, per Buffon e Chiellini ci sono due discorsi diversi da fare. Non si può ragionare sull'età e basta. Perché sono due giocatori che hanno due storie diverse, hanno due ruoli diversi e un conto è se Chiellini arriva e mi dice io faccio il quinto centrale di difesa e preferisco che mi giochi. La butto lì, che ne so, sto facendo un esempio a caso, Dragusin, per valorizzare Dragusin perché io sono il passato della Juve. Cioè Buffon si è proprio messo da parte. Buffon non è più il capitano, Buffon è la riserva e Buffon se non c'è bisogno non gioca. Se non c'è bisogno di dare un turnover, un turno di riposo al portiere, non gioca. Chiellini quando sta bene panchina demirale. Chiellini quando sta bene ha panchinato De Ligt. C'è stato un momento che ha panchinato De Ligt. Io credo che per andare avanti, la Juventus debba fare un passo indietro da queste cose qua. E quindi, se Chiellini decide di fare quello che sta facendo Buffon, ci sta mantenere in rosa. Se Chiellini deve essere un giocatore importante, determinante, da titolare nella Juve del domani, capisco che c'è qualcosa che non va. Con tutto il bene che voglio Giorgio Chiellini, sapete bene quanto io sia affezionatissimo a Giorgio, e non è perché lo odio, robe del genere, è perché facciamo un ragionamento sul domani, su una linea verde che la Juventus ha intrapreso. Non mi è piaciuto nemmeno Alexandro. Continua a essere, secondo me, uno dei grandi punti interrogativi della Juve, il basso a sinistra. Purtroppo non ci sono alternative, soprattutto se vogliamo giocare con Cuadrado e Danilo in quella posizione lì. L'altra soluzione potrebbe essere Cuadrado terzino destro, Danilo terzino sinistro, però poi si libera un posto là sull'esterno di destra. Che fatichiamo a colmare, potrebbe essere McKennie, sì, però penso che la Juve debba fare un passo avanti, anche guardando appunto PSG Bayern Monaco. Dove sugli esterni ci sono dei giocatori che sono esterni, che toccano il pallone in un certo modo, che vanno sempre uno contro uno, provano il dribbling, poi lì sono giocatori tecnici superiori rispetto ai nostri, lì c'è poco, cioè, c'è poco da fare. Sugli esterni hanno dei giocatori che sono un'altra storia. E noi in realtà, ripeto, con Chiesa e Cuadrado andiamo molto bene, se però dobbiamo incastrare poi Cuadrado terzino per spostare Danilo di là, per non far giocare Alexandro, ecco che andiamo un po' a complicarci la vita. Non mi è piaciuto Alexandro, un'altra prestazione credo da 5,5, proprio si poteva fare di meglio, ecco, continuiamo a dire che si può fare di meglio su Alexandro. Cuadrado mi è piaciuto, un po' sprecone, si è mangiato qualche gol, però penso che la sufficienza l'abbia portata a casa, sicuramente da riprovare in quella posizione, continua a essere uno dei giocatori più in forma della Juve e più che altro mi piace perché dove lo metti lui gioca, e bene, quindi avercene dei giocatori del genere. Bentancur e Rabiot mi sono piaciuti tutti e due da 6,5. Allora la Juve ieri ha sì impostato dal basso, qualcuno mi ha sgridato dicendo no Luca, abbiamo impostato dal basso tante volte, sì, abbiamo impostato dal basso, ma abbiamo impostato in un altro modo. Quando andiamo per vie centrali,
siamo più scarsi. Non so se ci avete fatto caso, tutte le volte che impostavamo da dietro, quindi con i due centrali, e andavamo in verticale dai due centrali, perdavamo palla, perché noi per vie centrali non siamo bravi. Quando invece da dietro si partiva e si andava sugli esterni, e sugli esterni si tornava centrali, e dai centrali si tornava sugli esterni, quindi facevamo questo triangolo tra terzino, centrocampista e ala, si creavano delle belle occasioni in ripartenza, perché andava a tagliare fuori degli uomini del Napoli che venivano ovviamente a pressare i giocatori portatori di palla, e con un 1-2, un triangolo fatto bene, creavi la superiorità numerica che ti permetteva di ripartire. Quando invece dal centrale diamo la palla al centrocampista, che la deve gestire, deve capire poi dove la deve dare, con magari l'esterno che non ha fatto il movimento e quindi gli è pari, e noi gli facciamo fatica perché non siamo bravi a palleggiare. Quando abbiamo il pallone lì, cosa facciamo? Ce lo teniamo lì, non siamo bravi nell'uno contro uno, non siamo bravi a palleggiare, facciamo un po' fatica. Siamo molto bravi sulla corsa, sulla ripartenza. Beh, sull'uno contro uno in realtà siamo bravi, ma non l'uno contro uno statico. Cioè, non abbiamo dei giocatori in grado di saltare l'uomo da fermo. Abbiamo dei giocatori in grado di recuperare dei metri sulla corsa, sulla percussione. Guardate solo Chiesa, quando ha fatto quello scatto incredibile, si è mangiato non so quanti metri sul terzino sinistro del Napoli, di quel momento che ora non mi ricordo chi fosse, ma Chiesa se l'è divorato, se l'è mangiato a colazione. Quindi noi siamo bravi a fare quelle robe lì. Mi sono piaciuti Bentancur e Rabiot perché ieri hanno interpretato questo ruolo. Non impostavano loro, i nostri registi erano sugli esterni, sempre, e cercavamo di giocare con quello che sappiamo fare meglio, chiuderci e ripartire. E abbiamo ballato! Mi ha rischiato più di un'occasione di andare sotto, di prendere gol. Qualcuno mi ha detto, ma no, secondo me non abbiamo mai rischiato di perdere. Ragazzi, nel complesso della partita non siamo mai stati sotto. Ma il Napoli se ne è mangiati dei gol, ha sprecato tantissimo. Noi abbiamo fatto una partita di cuore, che secondo me abbiamo meritato nel complesso. Pareggio non sarebbe stato uno scandalo, probabilmente nemmeno una sconfitta, almeno questo è il mio modo di vedere la partita. Qualcuno potrebbe non essere d'accordo, ma il Napoli ci ha dato il filo da torcere. Noi ieri abbiamo vinto probabilmente per un fattore esterno, perché tutto quello che si è detto, di cui si è parlato in queste settimane, ci ha dato qualcosa in più, e forse anche perché questa partita era molto sentita dall'ambiente, visto come è andata. Bentancur e Rabiot hanno fatto una partita di ottima fattura in fase di recupero e di ripartenza, e a Bentancur e Rabiot questo puoi chiedere, non gli puoi chiedere di impostare, non puoi chiedere di farti gioco, di toccare 100 palloni a partita, 200 palloni a partita, di metterti in porta i giocatori, gli puoi chiedere di recuperarla, di metterci fisicità, di metterci cuore, di metterci grinta, e loro sono molto bravi a fare questo. Quando gli chiedi, e adesso tu mi fai girare la squadra, loro ti guardano, ti dicono, scusa, forse ho capito male, mi hai davvero chiesto questo? Quindi secondo me è una prestazione da 6,5 da parte di tutti e due. Rabiot molto silenzioso e monumentale, secondo me, nella partita di ieri, anche nei momenti critici, a fine partita, quando è stato messo sull'esterno, quando ha recuperato un paio di palloni nei minuti di recupero, con una facilità disarmante. Ieri veramente, nel momento più caldo della partita, ha mantenuto un sangue freddo invidiabile, andando anche sull'esterno, dove gioca tra l'altro in nazionale, e dove Deschamps ha detto che secondo lui si trova meglio. Secondo me no, secondo me continua a essere un giocatore da centrocampo, non da esterno. Fatto sta che, ricorderete bene, l'anno scorso con Sarri, a fine campionato, lui giocava in quella posizione lì, Rabiot a sinistra, Bernardeschi a destra, e la Juve ha vinto lo scudetto proprio perché si era compattata con un 4-4-2. Io di Chiesa non ho più parole, vorrei lasciare a voi il voto a Federico Chiesa, perché è un cyborg. Cioè, io non so più cosa dire di Federico Chiesa. Federico Chiesa è tutto quello che ho sempre voluto dalla Juventus, un giocatore che ci mette il cuore, che ci mette l'anima, che si sacrifica per i compagni, che fa una corsa anche per te. Cioè, se gli chiedi di andarti a prendere una birra, adesso Federico Chiesa si mette a correre, va giù, apre il frigo, te la porta qua stappata dentro un bicchiere. Federico Chiesa è questo. Federico Chiesa è fantastico. L'assist che fa Ronaldo, oltre alla doppia giocata con tunnel al terzino, è magico, perché è un miglioramento da quando è arrivato alla Juve. Quando è arrivato alla Juve, e ve lo ricorderete, ci sono state delle partite che l'abbiamo criticato aspramente per questa cosa, la testa non la tirava su. Ieri, dopo un doppio dribbling, alza la testa, vede Ronaldo e gli dà una palla perfetta. Neanche con le mani. Se prendevo quel pallone con le mani e lo appoggiavo nel punto esatto dove volevo metterlo, non ci riuscivo. Lui l'ha messo lì,
e con la forza giusta, dopo aver alzato la testa e saltato due uomini. E questa è solo la punta dell'iceberg, perché Chiesa ha fatto 1.000 giocate decisive anche in fase di copertura, 1.000 scatti. Infatti, giustamente Pirlo a un certo punto lo toglie, anche per magari dare un po' più di compattezza alla squadra e stringere le linee, perché anche questo è un passo in avanti. Non sempre dire, beh, allora io comunque continuo a giocare con 1.000 attaccanti. No, mantenere i risultati sono quelli che ti fanno rimanere attaccato alla panchina. E quindi ci sta sigillare una partita, una prestazione di cuore, che però deve portarti il risultato. E questa è stata la Juventus di ieri. Non mi è piaciuto Morata, credo che sia ancora molto indietro, molto indietro, purtroppo. E per fortuna è tornato Dybala. E quindi speriamo che questo gol possa essere anche a livello psicologico un qualcosa in più per Dybala. Io a Morata do un bel 5 tondo tondo. Ha sbagliato molte, moltissime cose, tantissime volte ha dato tardi il pallone. Ci sono state un paio di occasioni, quella più clamorosa è di Chiesa in ripartenza, che non abbiamo sfruttato proprio per la scarsa lucidità di Alvaro Morata. Invece Paulo Dybala, facciamo il discorso dopo, parliamo di Ronaldo che si fa perdonare il gol che ha sbagliato all'inizio. E ormai giocano praticamente tutti per Cristiano Ronaldo, lo sappiamo, e quando Ronaldo fa gol siamo sempre contenti. Penso che possa dare ancora qualcosa in più, e so che è paradossale dirlo al capocannoniere del campionato, ma penso che possa dare qualcosa in più in questa finale di stagione, e che debba dare qualcosa in più in questa finale di stagione. 6,5 per la bella rete, ma si poteva fare di più, probabilmente. Non poteva fare di più Paulo Dybala, che tocca un pallone, il primo pallone che tocca lo trasforma in un gioiello. Come vi dicevo ieri, come vi ho detto nella live reaction, io da Paolo Dybala mi aspetto questo: non i festini, non violare il protocollo, non tutte queste cose, non la polemica a Torino si sta male. Da Paolo Dybala mi aspetto la magia, che prenda la palla e che la metta dove vuole, perché c'ha il piede educatissimo per fare queste cose qua. Da Paolo Dybala mi aspetto che mi risolva le partite. Da Paolo Dybala mi aspetto un'esultanza di gioia e di gruppo come quella che c'è stata, per dimostrare che questo giocatore vuole rimanere alla Juventus. Paulo Dybala, il 7 di aprile, 8 di aprile, da qui a giugno si gioca la Juve. E Paulo Dybala, se vuole rimanere alla Juve, sa che ha la possibilità di dimostrare che è necessario nella Juve del domani, soprattutto in questo momento, appunto, in cui Morata, che è quello che a inizio stagione sembrava insostituibile, è completamente fuori forma, è completamente fuori dal giro, e abbiamo bisogno di un giocatore diverso là davanti. Perché se a inizio anno, per caratteristiche fisiche, per caratteristiche tecniche, per voglia e per stato di forma fisica, Morata era indispensabile, ad oggi non è niente di tutto ciò. È un giocatore che deve giocare perché non c'è una riserva, perché Kulusevski non è un attaccante, e perché Dybala appunto era fuori. Dybala ora è tornato, e Dybala deve giocarsi la permanenza alla Juventus. E io torno a dire ancora una volta: Dybala è il secondo attaccante più forte che la Juventus è rosa. E quindi Dybala e Ronaldo, nella mia testa, devono essere titolari, con Morata terzo delle grandi occasioni, perché Morata a spot, e non a livello di continuità, ma a spot, è un grandissimo giocatore. Su un campionato lungo di una continuità di 38 giornate, l'abbiamo visto 3 anni, non è quel giocatore lì. Ma Dybala e Ronaldo hanno delle giocate singole individuali incredibili, che hanno solo loro nella Juve, e in Serie A ci sono pochi altri che hanno quelle giocate singole individuali, quei lampi di genio, e potrebbero toglierci tante castagne dal fuoco. Ci è mancato Paulo Dybala, e probabilmente con Paulo Dybala tutta la stagione, non dico che saremmo primi, non dico che saremmo in Champions, sicuramente sarebbe anche un'altra situazione. Quanto pesano oggi quei punti che abbiamo lasciato indietro con le piccole? E magari Paolo Dybala c'era pure. Io parlo più a livello di squadra. Quanto ci stanno pesando quei 5, 6, 7, 8, 10, 12 punti che abbiamo lasciato indietro in partite scontate? Ci stanno pesando tantissimo. Purtroppo ci stanno pesando tantissimo. Chiudo un attimo i giocatori, poi passiamo sull'allenatore. McKennie credo che non sia entrato benissimo. Però è un po' di partita questa parte, che lo vedo così, penso comunque la sufficienza della porta a casa, e Arthur ha giocato
una manciata di minuti, vabbè, diamo 6 anche a lui, è alla sufficienza. Dicevo appunto quanto ci pesano questi punti che abbiamo lasciato per strada, tantissimo. E ancora una volta Pirlo continua a sottolineare i suoi errori. Seconda volta di fila, questa cosa mi fa molto piacere, perché fino a questo momento non mi era capitato di sentire, perdonatemi, un Pirlo autocritico. E autocritica credo che sia indispensabile in qualsiasi ambito della vita, soprattutto sull'ambito lavorativo e soprattutto a quei livelli lì. Il fatto che Pirlo stia iniziando a dirmi: guarda che io ho avuto dei momenti in cui ho sbagliato, guarda che mi aspettavo che fosse tutto più semplice, guarda che, mi fa capire che allora forse ci sono dei margini di miglioramento. Il fatto che oggi non entri Kulusevski mi è piaciuto tanto. Kulusevski in questo momento ha bisogno di chietarsi, di rilassarsi, di capire che non si è preso la Juventus. Se un giocatore della Juventus, se è stato pagato 40 milioni di euro dalla Juventus, non è arrivato e ha bisogno di uscire un attimo da questa nube tossica che gli si è creata attorno. Perché, ripeto ancora una volta, Kulusevski non è scarso, va valorizzato in un certo contesto e in una squadra sana. Quest'anno è stato buttato nella mischia per necessità. Ha fatto tante più partite probabilmente di quelle che avrebbe dovuto fare. E ora che inizi a diventare una seconda linea finché non è pronto. Oggi non è pronto, domani lo sarà. Stessa cosa che mi auguro possa essere Pirlo. Secondo me oggi l'ha preparata bene. Ha messo i giocatori giusti, nei ruoli giusti, ognuno nel suo ruolo. E soprattutto ha chiesto ai giocatori di giocare il calcio che sanno giocare meglio. Rabiot e Bentancur hanno recuperato palla, Chiesa e Cuadrado sono andati in ripartenza, Morata è andato a fare la guerra sempre, però non in forma. Cristiano sta un po' boccheggiando perché forse anche lui è un po' stanco. Dietro Danilo e Alessandro sono un terzino destro e un terzino sinistro, hanno fatto il terzino destro e il terzino sinistro. Buffon con un campione l'ha dimostrato, e anche qua forse grande scelta di Pirlo che ti permette di portare a casa 3 punti, non sapremo mai con Szczęsny come sarebbe andata a finire, ma con Buffon l'hai vinta e Buffon è stato protagonista. Quindi credo che la mano di Pirlo sia stata determinante e anche i cambi di Pirlo siano stati determinanti, perché se entra Dybala te la risolve, molto bene. Quindi sono contento, io sono quando la Juve vince, ragazzi, sono contento. Abbiamo risolto tutti i problemi? No, non li abbiamo risolti. Abbiamo scongiurato l'esonero di Pirlo? No, ancora una volta, non è una partita. Non è che se Pirlo vince Juve-Napoli è salvo, se perde Juve-Napoli è ergastolo. Se Pirlo rimane è per diversi motivi che abbiamo già detto 1000 volte. Se Pirlo se ne va, per diversi motivi che abbiamo già detto 1000 volte. Io sono fatto così, io credo nel lavoro, io credo nella fiducia. Quest'anno probabilmente non è un grande anno. Non è un grande anno. Quest'anno non è un grande anno. La Juve che non vince lo scudetto non è un grande anno. La Juve che esce col Porto ai quarti non è un grande anno. Abbiamo vinto la Supercoppa, potremmo vincere la Coppa Italia. Mi auguro di qualificarci in Champions, ma arrivi a fine anno, metti con 2 trofei che sono la Supercoppa e la Coppa Italia, sei arrivato solo in Champions League, il tifoso della Juve non può essere contento. Può essere contento, ma è un percorso. Mi dispiace, ma è un percorso, è una ripartenza. Punto, vi dicevo prima, non siamo ai livelli di PSG, di Bayern Monaco, di queste squadre qua, non siamo ai livelli da Champions oggi. Oggi non siamo ai livelli da Champions. Tante persone continuano a dirmi che abbiamo una squadra scarsa, io che qua purtroppo non sono d'accordo, abbiamo una squadra scarsa magari per un tipo di gioco che non siamo in grado di fare, in quel caso sì, ma mettere tutti i giocatori nella miglior condizione possibile, farli giocare al meglio delle proprie qualità, far crescere dei giocatori giovani all'interno della rosa, accettare che il tempo per Buffon, Chiellini, Ronaldo passa e che quindi non potranno essere il futuro, cercare di dare responsabilità a Chiesa, a Dritt, quelli che domani la Juve te la trascineranno, recuperare quelli come Paolo Dybala. Ci sono dei margini. Io ancora una volta ve lo torno a dire, l'anno scorso usciamo col Lione, metto le mani nei capelli e dico: oddio, e adesso non vedo la luce oltre a Dritt. Quest'anno usciamo col Porto e nonostante tante difficoltà e una classifica messa peggio, capisco che ci sono dei margini di manovra. C'è Kulusevski, c'è McKennie, c'è Arthur. Ce ne sono. Che l'anno scorso non c'erano. C'è un allenatore nuovo, inedito, giovane, che come non è pronto Kulusevski, non è pronto lui. Io poi capisco che sono i risultati. Se Pirlo non si qualifica in Champions, sono il primo a dire che se ne deve andare. Se c'è la possibilità di ingaggiare Zidane, di arrivare a Guardiola,
che arrivi Klopp. E chi sono io per dirvi deve rimanere Pirlo? Forse Pirlo stesso è uno che capisce che è stata data fiducia, ma che di fronte a certi nomi non puoi lottare. Se però l'alternativa è esonero Pirlo perché voglio ricominciare un altro anno da, che ne so, Simone Inzaghi, che è un allenatore che sta facendo molto bene negli anni, ma un'idea di gioco consolidata che è il 3-5-2. Un allenatore che in una grande squadra non c'è mai stato, a contatto con grandissimi giocatori del calibro Ronaldo non c'è mai stato. Carriera ha vinto delle Coppe Italia e basta. Io capisco che Pirlo sia inesperto, però un anno di Juventus alle spalle già l'anno prossimo, ha un anno di lavoro con questo gruppo l'anno prossimo, e questo conta, questo vale, ragazzi, questo vale all'interno di un'azienda, il fatto che tu conosca a menadito l'azienda, il suo modo di approcciarsi, il suo modo di lavorare, vale tanto, vale di più rispetto magari di uno che è più bravo in un'altra azienda, ma della tua azienda sa poco. Saper già lavorare con questi giocatori, dare continuità e non rifare tanti errori che magari si sono fatti quest'anno perché magari non conoscevi i giocatori, non sapevi come volevi approcciare, non sapevi come gestire determinate situazioni. Io ripeto ancora una volta, non sono io che devo decidere per fortuna se Pirlo va, se Pirlo viene. Oggi, ancora oggi, come un mese fa, come 2 mesi fa, come 3 mesi fa e come il prossimo mese, non so cos'è giusto, se Pirlo deve rimanere oppure no, ma ripeto ancora una volta, non è una partita. Poi il risultato, se oggi la Juve, se Juve avesse perso col Napoli, la classifica sarebbe stata molto brutta e quindi il risultato sarebbe andato a influire, ma non sarebbe stato giusto un risultato per decidere il futuro di Pirlo. Io oggi non sono contento. Non sono contento perché sto vedendo tanti errori di gestione da irrisolti da settembre ad oggi. Però il fatto che inizi ad ammettere che ci sono stati degli errori, individuarli e magari vedere delle partite, delle vittorie così di squadra da Juventus mi fa molto piacere. Sono molto contento. Mi farebbe molto arrabbiare, però, prossima partita. Campionato, dopo una partita così, rivedere gli stessi errori, poca voglia e tornare indietro. Ecco, io non voglio più tornare indietro, io voglio solo andare avanti. Poi il resto, panchina metteteci che volete, in campo metteteci che volete. Voglio vedere però gente che sputa sangue per la Juventus e che soffre se la Juventus non vince come soffro io.